Io penso che questa città ha bisogno di una ripresa formidabile e per questo devono scendere in campo tutti, non importa in che ruolo. Per quello che mi riguarda, io sono a disposizione di iniziative che possono ridare alla gente di Termoli la speranza per il futuro, la capacità di pensare a una realtà diversa e quindi ridare a questa città il suo ruolo di locomotiva dello sviluppo del Basso Molise e dell'intera regione. Su questo posso essere ancora a disposizione per dare una mano, per dare un contributo, per prendere iniziative. Altro non mi interessa. Il ragionamento è molto semplice, il discorso è molto semplice. Bisogna ridare Termoli ai termolesi. Una partita dai due volti, ma nulla è servita alla grinta manifestata nel terzo e quarto set per vincere un match che alla vigilia sembrava facile per la Simona Fashion, che invece contro le avversarie della Tufts Lanciano si è dovuta arrendere ad una migliore prova messa in campo dagli abruzzesi, soprattutto in difesa. Non è stato facile infatti per le termolesi mettere palla a terra in recezione e le lancianesi hanno dato prova di concretezza. Troppi errori in battuta e le ragazze di Mister Mottola, assente per altri impegni, si devono accontentare di un solo punto. Finisce 3-2 al Palasabetta. Dopo una gara durata più di due ore, i primi due set da dimenticare per le padrone di casa che sono riuscite a reagire e poi a pareggiare con scioltezza nel quarto set. Ma quando la reazione, quella vera, doveva concretizzarsi, le termolesi hanno ceduto. Un gioco troppo lontano da quello preciso e caparbio visto con la Danunziana Pescara. Una Cicchetti scarica, una Pellegrino non al meglio, una Mileno sicuramente non in gran spolvero, affiancate alla prova poco convincente dell'intero collettivo, sono bastate per cedere ad un'avversaria che ha saputo sicuramente approfittare degli errori della Simona Fashion. Prova ad archiviare per le termolesi che sicuramente sapranno far tesoro degli errori, del resto hanno un valore indiscutibile.